<laughs> hot Web Cyber Hot talk. il telefonino cintura nera di rottura di piastrelle <ride> allora intanto lo spengo perché questa musica dà fastidio cyber 8 cintura nera di rottura di piastrelle io mi sto accorgendo con tantissimo piacere che i video sui telefonini rugged indistruttibili raggiungono lo stesso numero di visualizzazioni che raggiungono solitamente gli utensili che recensisco quindi abitatori e tanto altro quindi vi piacciono e quindi ve ne recensisco ancora e li recensisco proprio perché sono indistruttibili anzi fate attenzione alle piastrelle di casa perché se un rugged si rompono? No, non è vero. Allora, adesso lo guarderemo, guarderemo come è fatto, guarderemo le sue prestazioni. Prima di tutto, però, vi dico il prezzo: 189 euro per un telefonino indistruttibile che ho immerso in acqua. L'ho maltrattato, lanciato. Adesso abbiamo rotto pure una piastrella e ancora continua a funzionare perfettamente. Ideale ed indicato per chi lavora nei cantieri e non deve avere il pensiero del telefonino che può cadere. Per chi è appassionato di escursionismo, arrampicate, può cascargli e il telefonino non si rompe. O perché è maldestro, chi è bambino che potrebbero danneggiarlo eccetera i telefonini indistruttibili in poche parole fanno comodo un po a tutti quindi adesso guardiamolo da vicino vediamo quali sono le sue caratteristiche osserviamolo così nei dettagli e valutiamo assieme iniziamo allora ragazzi guardiamolo così in mezzo a detriti che ha appena creato questa è la confezione con cui viene venduto e all'interno troviamo alcuni accessori innanzitutto fate attenzione quando lo comprate perché la pellicola che copre il display è nera, quindi se provate ad accenderlo, come è successo a me, Mi sembrerà che non si accenda invece, proprio perché è nero, quindi il display non si vede. Sulla parte bassa della confezione troviamo appunto gli accessori, un veloce manuale di istruzioni, un cavo di ricarica USB di tipo C, USB classico, uno spillo per poter aprire i vari ingressi delle schede, eccetera. Questo è un adattatore per poter utilizzare la cuffia con l'ingresso USB di tipo C e funge anche d'antenna quando utilizzate la radio. E questo è il classico caricabatterie rapido con l'uscita USB. E ora guardiamo il telefonino. Allora è possibile sbloccarlo con tre modalità, quindi agendo sul display con i vari codici, con l'impronta digitale oppure con il riconoscimento facciale. In questo caso mi ha riconosciuto e si è appena sbloccato. Ho ripulito un pochettino il bancone perché effettivamente con tutti quei frammenti di piastrelle dava un po' di fastidio. Allora guardiamolo per bene da vicino, vediamo esteticamente come è fatto. Lateralmente è tutto in metallo, è molto, molto rifinito. Questo è l'alloggiamento sia per la SIM card che per la memory card. Questo è un tasto multifunzione personalizzabile. Da quest'altra parte invece abbiamo i tasti per alzare ed abbassare il volume, il tasto di spegnimento e il lettore di impronte digitali. Nella parte posteriore abbiamo tre fotocamere che ci permettono di avere un'inquadratura standard, grandangolare, macro eccetera e questo è il flash che ci serve pure come torcia come su quasi tutti i telefonini. Nella parte alta del display al centro c'è questa piccola fotocamera che serve per fare praticamente i selfie, comunque inquadrare verso di noi, più in basso c'è lo sportellino con l'ingresso USB tipo C per poterlo ricaricare e per poter collegare anche il cavo ad per le cuffie e nella parte posteriore c'è questo ponticello per poter mettere un laccetto e quindi assicurare eventualmente il telefonino al polso. Adesso guardiamo come va a livello di fluidità. Come vedete, il touch è molto molto sensibile. Ovviamente la schermata è personalizzabile. Infatti, questo sfondo non è quello originale, ma ho voluto sostituirlo. Allora, guardiamo come si comporta a livello di prestazioni. Vediamo utilizzando YouTube e guardando un video. Apriamo il mio canale. E apriamo questo video per esempio dell'incisore laser. A che ci siamo, sentiamo anche l'audio. Abbiamo visto che si sente bene e il video viene riprodotto in modo molto fluido. Adesso abbasso un pochettino il volume. E vi faccio vedere come mandando avanti il video comunque ritorni a riprodurlo con molta fluidità senza avere praticamente alcun lag. Ebbene sì, lo hanno riposto. Allora mandato indietro, adesso proviamo a mandare avanti, vediamo la sua velocità nel riprodurre il video anche spostandoci velocemente da un punto ad un altro. Perfetto, quindi è molto fluido anche nel recuperare i dati una volta che ci spostiamo nella barra di scorrimento, ovviamente dipende anche dalla velocità di connessione che stiamo utilizzando. Proviamo a proposito di velocità a questo punto a vedere anche un sito internet. Ok, avevo già fatto la ricerca proprio su questo telefonino, quindi guardate come carica velocemente le pagine, scorre molto fluidamente. Apriamo una pagina a caso, vediamo se troviamo la pagina del venditore oppure anche la pagina amazon in questo caso e guardiamo pure le caratteristiche leggendole proprio dal sito di amazon ok non effettuare l'accesso perfetto questo è il telefonino ok scorre velocemente perde qualche secondo per caricare le immagini però alla fine comunque le carica in modo relativamente fluido allora guardiamo le caratteristiche tecniche che troviamo proprio sul sito di amazon. quindi è un sistema operativo android 11, uno schermo da 6,3 pollici hd, una batteria da 8.280 mAh che garantisce una durata di 2 4 giorni con un utilizzo quotidiano. poi ovviamente anche in quel caso dipende da che utilizzo quotidiano se ne fa. se si utilizzano dei giochi pesanti, delle applicazioni che richiedono un pochettino più di batteria, ovviamente durerà di meno. se invece si consultano semplicemente social, siti di informazione eccetera, durerà di più. ma in stand by dura bene 26 giorni la fotocamera posteriore è da 16 megapixel, invece la fotocamera frontale è da 8 megapixel. Ha un processore Mediatek Hello P22 Octa core e una RAM di 4GB con una ROM da 64GB espandibile fino a 256GB. Ovviamente va utilizzata una micro SD la navigazione ci permette di utilizzare il gps ormai come tutti i telefonini. ha il sistema nfc più otg. la modalità di sblocco con impronta digitale oppure riconoscimento facciale. ovviamente bluetooth. poi ha anche un sensore g, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, bussola magnetica, giroscopio, sensore di impronte digitali, settore, sensore tattile, capacitivo, geomagnetismo, colometro rigido che non so cosa sia, amplificatore del suono, fm, hotspot e titling. le dimensioni sono 168 x 81 x 17 mm. all'interno della come ho fatto vedere poco fa ci saranno gli accessori che sono elencati qua in basso e ora vi faccio vedere un paio di applicazioni che sono contenute all'interno di una cartella che contiene alcuni strumenti particolari proveremo il famoso gioco ormai di macchine che mi avete visto utilizzare anche con gli altri telefonini e vedremo anche il comparto fotografico dunque questa è la cartella borsa degli attrezzi che contiene alcune applicazioni che possiamo considerare dei gadget che arricchiscono il telefono però vi faccio la premessa non è nulla di professionale sono semplicemente applicazioni che possono aiutar aiutarci in alcune Circostanze per esempio, la bussola ci indica il nord. Potrebbe essere più o meno affidabile, semplicemente per dare un'indicazione. Va calibrata facendo la forma dell'infinito in modo da poter dare al telefonino delle informazioni sul suo posizionamento e quindi calibrare correttamente il nord. Poi abbiamo anche il rilevatore di decibel e ci mostra i decibel emessi sia con una lancetta che con sotto forma di numeri in basso e più giù ci dice pure che tipo di ambiente è, quindi 0,45 decibel. ambiente tranquillo fino al raggiungimento di rumore dannoso o rumore estremamente dannoso. Immagine sospesa ci permette di utilizzarlo come una livella, ma anche in questo caso, come ho detto, per gli altri telefonini può essere utile per avere su per giù un'indicazione del posizionamento, però non potrà mai sostituire una vera e propria livella. Perché come si vede in questo caso, la giuntura fra il bancone e il pannello nella parte frontale, inquadrato in modo diagonale, mi dice che non è allineato, invece, in questo modo. Modo, mi dice che è allineato quindi non è sicuramente molto affidabile bisogna trovarsi perfettamente frontali eccetera e insomma diciamo che sono più che altro dei gadget gradiente misura di altezza lente di ingrandimento semplicemente uno zoom della fotocamera pendolino fa la stessa funzione quindi ci fa apparire questa sorta di filo a piombo che dovrebbe aiutarci anche esso a posizionare correttamente eventuali oggetti ma io comunque vi ripeto non fate affidamento a queste applicazioni ci sono e sono semplicemente dei gadget questa invece è la funzione di torcia quindi si accende premendola come vedete, comunque la luminosità è molto generosa ed è ormai una funzione che si trova su tutti i telefonini. Quindi, guardiamo il gioco di automobili. Iniziamo con una veloce gara: nulla di che, semplicemente per farvi vedere il comportamento del telefonino durante l'utilizzo del processore, insomma, scheda grafica, eccetera. Ok, abbiamo visto quindi che il telefonino si comporta bene anche durante l'utilizzo dei giochi, quindi può essere utilizzato sia a livello ricreativo con videogiochi, social o classici utilizzi che si fanno con tutti gli smartphone. Adesso guardiamo il comparto fotografico, scattiamo un paio di fotografie, per esempio all'etichetta di questa batteria e allora abbiamo ovviamente la possibilità di regolare l'esposizione semplicemente toccando sull'oggetto che dobbiamo fotografare, come vedete in questo caso è perfettamente nitida e messa a fuoco. Scatto. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Ok, come vedete la risoluzione non è per niente male. Una risoluzione di questo tipo va benissimo sia per l'utilizzo di condivisione sui social network che anche per eventuali stampe su carta. Questa è una fotografia scattata in modo classico, ma abbiamo anche la possibilità di fare fotografie macro. Guardate con che definizione riesce a scattare una fotografia da molto molto vicino. E possiamo anche zoomare in modalità macro, guardate. Sembra quasi un microscopio, quindi scattiamo una fotografia su questo dettaglio. E obiettivamente devo dire che per essere così piccolo come logo è stato scattato in modo molto molto definito. Adesso vi faccio vedere pure un paio di fotografie scattate in esterno, alcune scattate qua all'interno del laboratorio. Questa per esempio è una scatolina di chiodi. Anche questa scattata molto da vicino, si vede tutto in modo nitido, anche granelli di polvere. Quindi, pure il comparto fotografico mi lascia molto soddisfatto. Adesso guardiamo alcune foto scattate in esterno. Ho cercato di scattare alcune foto che facessero capire come si comporta il sensore di questa fotocamera in situazioni nelle quali ci siano dei contrasti di luce, da molta ombra a molta luce, come in questo caso. E in queste situazioni alcuni telefonini vanno in difficoltà sovraesponendo o sottoesponendo di molto alcune zone. In questo caso invece è perfettamente equilibrato, questa zona in ombra si vede perfettamente, la zona illuminata si vede quasi perfettamente. Solo in alto è leggermente sovraesposto, però è un test quasi estremo che ho voluto fare proprio per vedere come si comportasse. Ho cercato delle situazioni un po' critiche proprio per questo motivo. In questo caso, per esempio, abbiamo una luce a favore, e riusciamo ad avere tutto perfettamente illuminato senza sovra o sotto esposizioni e riusciamo ad avere anche dei buoni dettagli pure allargando come vedete questi balconi sono molto molto distanti ma riesce a prendere dettagli pure da lontano quindi 16 megapixel questo sono io faccio lo stupido davanti allo specchio questo per esempio è un video fatto prima a mare e in questa circostanza in cui c'era questa zona molto buia questa zona molto luminosa in alcuni momenti avevo difficoltà a mettere a fuoco infatti si vede Cerca di foceggiare, però il video comunque è venuto in modo molto gradevole. La stessa cosa per quanto riguarda le fotografie: un tramonto molto gradevole. Allora, questo invece è un altro video di un gimbal che vi ho appena recensito e lo stavo utilizzando proprio per inquadrare il mio drone mentre volava. Questa invece è l'applicazione della radio. Per poterla utilizzare, però, richiede l'utilizzo delle cuffie, quindi bisogna inserire il cavo USB di tipo C. L'adattatore che viene dato in dotazione, dopodiché collegare delle cuffie perché fungeranno quindi da antenna. In questo caso l'applicazione si potrà aprire senza problemi e sarà possibile ascoltarla ed è possibile decidere di ascoltare in cuffia oppure ascoltare dagli altoparlanti. Nel caso in cui vengano rimosse le cuffie, ovviamente ci avvisa che sono state staccate, quindi è necessario ricollegarle. E poi, ovviamente, tutte le varie applicazioni che si trovano sui sistemi Android. E questa invece è una foto fatta con la fotocamera frontale. In un ambiente come questo, quindi non c'è luce solare, luce artificiale, devo dire che nonostante tutto, comunque è venuta relativamente bene. Sicuramente non possiamo definirla una fotografia dai dettagli elevatissimi, però, come vedete, anche i peli della barba, tutti i dettagli, anche le mie spalle. I vari ciuffi di capelli, insomma, io di si alle mie spalle si vede davvero tutto. diciamo con una definizione allineata a tutti gli smartphone non particolarmente prestanti. Quindi delle fotografie in linea perfettamente utilizzabili, sia per social network, condivisione su internet, invio nelle varie chat, oppure per stampa su carta. Ovviamente se non scegliamo dei formati eccessivi. E soprattutto quando rompete le piastrelle con i telefonini, ricordatevi sempre di utilizzare le protezioni, quindi occhiali protettivi, guanti, eccetera. <ride> allora, ragazzi, non vi ho fatto vedere che la parte che circonda tutto il telefonino è gommata, c'è cioè queste sporgenze che proteggono ulteriormente, perché come ho detto poco fa, se cade, si rompono le piastrelle. Cosa dire ragazzi? Io vi ho fatto conoscere anche questo telefono, vi ho dimostrato che è molto resistente, che ha delle buone prestazioni che può essere utilizzato sia dai giovani che dagli adulti e soprattutto, a differenza di tanti altri, ha anche una linea molto molto elegante. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. E ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!